9 anni fa, che ha cercato chiaramente la collaborazione del dottor Mariotti, che voi lo sapete benissimo, il sovrintendente dell'opera Testa Rossini, che ha dato a questa città sicuramente molto lustro, facendola conoscere attraverso la lirica a livello mondiale. E noi ci siamo permessi nel nostro piccolo di chiedere la collaborazione del dottor Mariotti per presentare un progetto tutto nostro, inconvenzioso. Per quale ragione? Perché prevedeva due momenti interessanti e si articolava con una conferenza tenuta appunto poco fa in Sala B dalla dottoressa Lesman, una critica d'arte conosciuta a livello internazionale proprio sulla maiolica, che doveva essere completato il progetto con una esposizione che per noi era fondamentale. Quale filo aveva? Un filo logico, nel senso che noi come città di Rossini vedevamo impegnati i nostri ceramisti, maestri ceramisti, sui soggetti da costruire delle opere presentate in cartellone nell'Opera Festival di quest'anno. Il dottor Mariotti è rimasto entusiasta, ci ha dato il suo appoggio, noi abbiamo lavorato e anzi qui ringrazio tutti i ceramisti che con la loro capacità artistica sono riusciti ad esprimere nelle opere delle cose che voi vedrete interessantissime. E questa mostra l'abbiamo voluta fare nel Palazzo Nobile di Palazzo Gradari, con il sottofondo di alcuni brani delle opere rossiniane che in qualche modo completano tutto il progetto e il senso di questo progetto, che è rivolto alla città, quindi a voi, perché deve essere un momento goduto, un momento tutto pesarese, orgogliosi di avere dato la natalità a Rossini, che si dica comunque, e che nobilita sicuramente questa città dal punto di vista culturale. Quindi per noi è stato un impegno, però siamo felici, io sono estremamente contenta di poter inaugurare questa mostra e credo che la nostra bella città, che ha tanto da offrire, possa avere un momento di grazia in questa esposizione. Quindi a voi il piacere di seguire, poi se avete bisogno di alcuni chiarimenti ci sono gli artisti qua in sala, i maestri ceramisti che potranno darvi tutti i chiarimenti che desiderate. Quindi buona passeggiata, è veramente un percorso gradevolissimo e buon passeggio.